Buonasera e benvenuti alla prima puntata del 2011 di Basilicata Sport. Iniziamo questa nuova puntata parlando di calcetto. La 3P a Potenza contro il Bangone non delude, vincendo per 5-3. Mentre nella settimana precedente contro il Lions, davanti ai propri tifosi, vince per 8-2. Vediamo il servizio di Domenico Candesani. In una gelida balla coi lupi, si è svolta la partita tra 3P Valnoce e il Lions, che ha visto i padroni di casa dominare dal primo all'ultimo minuto. Nel primo tempo, grande protagonista Giuseppe Agrelli, che mette a segno una tripletta, e la 3P chiude la prima mezz'ora in vantaggio di un gol. Nel secondo tempo, lo stesso Giuseppe Agrelli viene espulso lasciando la squadra in inferiorità numerica, ma la 3P c'è e grazie ad una squadra che resta combatta, allunga facendo altri 4 gol e chiudendo la partita sull'8-2, punteggio che serve alla 3P per mantenere le parti alte della classifica. Niente, penso che questa vittoria post vacanze natalizie ci voleva, era un'iniezione di fiducia per quello che riguarda il proseguo del campionato. Noi siamo un gruppo d'amici, nessuno è stipendiato, noi il nostro obiettivo è quello di fare una bella figura e poi riusciamo ad arrivare tra le prime tre e quindi salire di categoria, tutto riguadagnato, questa è la nostra speranza. Il campo ci ha molto penalizzato perché noi siamo da tanti anni che facciamo calcio a 5, non abbiamo trovato mai una struttura di questo genere. Non riesco a capire per quale motivo la FGC omologa questi cambi, poi quando tenta anche per un metro fanno saltare le partite, è inconcepibile. Comunque la sconfitta della squadra è meritata perché loro erano più agevolati nel gioco, perché effettivamente giocando sempre qui in casa loro i movimenti li hanno sfruttati meglio dei nostri. Poi giocare a quest'ora, che è gennaio, con questo freddo, non lo so se è una cosa concepibile o meno, solo questo. Sul fatto, questa è la nostra curiosità, sul fatto dei parastinghi. Il parastinghi, allora se l'arbitro vuole fare il regolamento dice, come non me lo ricordo, però dice che ogni giocatore deve avere o i parastinghi o i calzettoni alti fino al ginocchio. Se avete potuto notare, i miei giocatori avevano tutti i calzettoni alti fino al ginocchio. Poi ognuno fa il regolamento come lo applica in modo proprio. Okay. Purtroppo la sconfitta ci sta, conforto i miei ragazzi, almeno ci dobbiamo salvare al più presto possibile. Più punti facciamo, meglio è. Parliamo ora della capolista. Il Real Maratea, domenica 16, in casa del progetto Tito, nello scontro al vertice, perde la battaglia, ma non la guerra, arrendendosi sul 6-5. Mentre sabato 8, in casa, vince all'ultimo secondo, con un coriaceo Bangone. Ma vediamo meglio il servizio di Santino Agrelli. Sabato 8 gennaio, al centro sportivo Litricos, il Maratea ha affrontato il Bangone, gara valida per la 12ª giornata del girone B. Primo tempo sottotono per i tirrenici, che vanno a riposo sul 2-2, con la doppietta di Cozzi. Nel secondo tempo i gialloverdi hanno una marcia in più e si portano in vantaggio con Di Puglia. Il gol del potentino Sant'Arsiero sembra essere quello del definitivo 3-3, ma proprio all'ultimo giro di orologio il Maratea segna con Vormica, dopo uno scambio Cozzi-Marino. Il Maratea strappa questa vittoria, anche se il pareggio forse era il risultato più giusto. Siamo qui con il capitano del Maratea, partita molto nervosa, come mai? Come te lo spieghi? Il ritorno dalle festività è sempre brutto, può essere che qualcuno era appesantito, ha mangiato troppo in queste festività. In ogni caso è un nervosismo ingiusto, quando a calcio si gioca per divertire e non per innervosire le partite, soprattutto tra compagni, queste cose non devono accadere. È stata una vittoria sofferta. Arrivata all'ultimo minuto, comunque è importantissima la vittoria. Importantissima soprattutto perché domenica andiamo a giocare a Tito contro la seconda e arrivarci con un vantaggio di 4 punti ci permette di giocare la partita con più tranquillità. Sì, potevamo fare di più. Negli ultimi minuti purtroppo noi ci servono punti. Siamo sesti in classifica, con una vittoria saremmo andati a 3 punti dalla terza. Abbiamo rischiato negli ultimi minuti, ci è andata male. Avete giocato bene in casa della prima in classifica e forse meritavate anche la vittoria. Di solito con le prime ci esaltiamo e con le ultime sbagliamo la partita. Vediamo ora tutti gli altri risultati della C2, girone B. Aurora Tursi Cirigliano 4-5,
Bangone 2007, 3P Vallenoce, 3-5. Dinamo Viggiano, Amici Via Roma, 8-9. Lions, Stat Potenza, 5-6. Menefutsal, Castrum Baianelli, 6 pari. Progetto Tito, Real Maratea, 6-5. La classifica. Real Maratea a 30 punti. Progetto Tito, 28. Aurora Tursi, 24, insieme a 3P Vallenoce. Menefutsal Potenza, 23. Castrum Baianelli, 22. Bangone 2007, 15, insieme al Nemoli e al Cirigliano. Dinamo Viggiano, 12. Lions, a 9. Amici Via Roma, 9. Conclude lo Stat a 6 punti. Passiamo alla Serie D. Derby casalingo a Rivello contro il Vignale. Vediamo il servizio di Rosario Limongi. A Rivello va di scena il derby. Partita combattuta con il Rivello che va in vantaggio, ma non mantiene il risultato, e il Vigliane ne approfitta, portandosi sul 3-3. Gli autori dei gol sono i soliti Pettinato e Gargaglione. Inoltre c'è gloria anche per Stefano Ferrari del Rivello ed Emiliano Rocco del Vignale. La partita va avanti sempre con i pareggi fino ad arrivare sul 5-5, ma Pettinato con il suo vizio del gol firma la doppietta che regala al Rivello il derby. Passiamo al calcio a 11. In Serie D il Francavilla continua ad illudersi, perdendo per 2-0 in casa del Sant'Antonio Abate e poi per 2-1 in casa dell'Ostuni. Con questi due KO se ne va in zona playout a 21 punti. In eccellenza il Potenza vince in casa con la Z Picerno per 1-0. Vediamo gli altri risultati con classifica. Avigliano Atella 0-2. Valdiano Real Tolve sospesa. Miglionico Ferrandina 1-0. Murese 2000, Moliterno 4-0. Pietragalla Angelo Cristofaro 1-0. Policoro Eraclea, Marconia 1-2. Potenza AZ Picerno 1-0. Viggiano Comprensorio Tanagro 1-1. La classifica. Angelo Cristofaro comanda a 39 punti. Comprensorio Tanagro 34. Viggiano 32. Atella 29. Pietragalla 27. Valdiano 25. Avigliano 24. Real Tolve 23 insieme a Murese e Borussia, Picerno a 22, Potenza 21, Policoro Eraclea 18 insieme a Ferrandina e Moliterno, Miglionico 14, chiude Vultur a 13. In promozione la squadra interessata è Lago Negro, che domenica 9 vince in casa contro l'ultima in classifica la Varius Matera, e domenica 14 in casa del Real Irsinia perde per 2-0. E in classifica resta quart'ultima a 15 punti. In seconda categoria il Nemoli di Mister Tony Agrello guadagna un punto sofferto con la prima in classifica, ma vediamo il servizio di Francesco Di Lascio. Il Nemoli ospita la Sanseverinese, prima in classifica, che non ha mai perso, solo 3 pareggi oltre tutte le vittorie. I padroni di casa sapevano che sarebbe stata dura affrontare questa squadra e infatti passano sotto con il gol del numero 4, grazie ad una punizione fortunata. Il Nemoli però non molla e trova il pareggio con il gol di testa di Rosario Candisani. Molte le occasioni sprecate dalla Sanseverinese, che deve accontentarsi di un pareggio. In campo sono state molte le questioni dovute ad un arbitraggio giudicato dai padroni di casa troppo sbilanciato a favore degli ospiti. Anche con un solo punto conquistato, la Sanseverinese resta comunque in testa. Apriamo ora una parentesi sul calcio juniores. Lunedì 10, al campo sportivo di Trecchina, la Socer Lago Negro ha battuto il Rotondella. Partita che in realtà è durata appena un quarto d'ora. Il Rotondella, infatti, ha giocato soltanto con 7 giocatori. Al momento della sospensione, il risultato era sul 4-0 per il Lago Negro, con ben 2 gol realizzati da trecchinesi, Gennaro Donaddio e Giuseppe Colombo. Nell'atletica, risultato importante per Paolo Potenza. Il mezzofondista tricaricese si è classificato al secondo posto nel meeting nazionale di Potenza, nella categoria allievi 1500 metri. Il tempo che ha fatto registrare è di 4.07.34 centesimi, è il minimo per partecipare ai campionati italiani allievi. Nella volley, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. La Nicodemo Lauria, nei due match casalinghi, guadagna 6 punti su 6, mantenendo la vetta con il Jackie Paola. I primi 3 punti arrivano nel big match contro la Publiemme Pizzo. Non c'è stato un buon inizio, ma con una grande cavalcata vince per 3-7-1. Mentre nella seconda vittoria, di bello ci sono solo i 3 punti, perché nel gioco non ha brillato come al solito. Ma vediamo anche gli altri risultati. Nicodemo Lauria Callipo Vibo Valencia 3-0.
Gechi Paola Catanzaro 3-1, Pizzo Calabro Sì del Lago Negro 3-0, Mondo Giovani Messina Amatori Potenza 3-0, Eclisse Trapani Punto Casa Messina 3-0, Algoritmi Tre Mestieri Poiatti Ragusa 3-0, Riposa in New Image Jar. La classifica: Gechi Paola e Nicodemo Lauria a 27, Publiemme Pizzo 26, Eclisse Trapani 25, Poiatti Ragusa 20, Algoritmo Tre Mestieri 19, Callipo Vibo Valentia 15, New Image Giarre 14, insieme a Catanzaro e Mondo Giovani Messina. Punto Casa Messina a 9, Sì del Lago Negro 6, chiude Amatori Potenza a 0 punti. Nel karate, Panze ancora oro. Il karateka lucano vince la sua ultima competizione del 2010 in attesa di nuovi tornei a cui partecipare. Prima delle festività natalizie si è svolto in Lombardia il torneo internazionale agonistico di karate organizzato dalla FESIC. Panza ha combattuto difendendo i colori del gruppo sportivo Vigili del Fuoco Firenze. Il karateka, dopo vari incontri, ha portato a casa la medaglia d'oro ed il primo posto nella categoria nazionale. E anche per questa puntata è tutto, arrivederci da Basilicata Sport.